Ragazzi, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Allora, video di aggiornamento sul mercato. Vi avevo promesso che se c'era qualche novità ve l'avrei detta. Ragazzi, ci sono un po' di cose da dire e ve le dico subito. Allora ragazzi, partiamo dall'attacco, ragazzi, con Pinamonti. Abbiamo appunto già parlato dell'interesse dell'Empoli su Pinamonti. Il corso è volato con Accardi l'altro giorno nella serie dell'Inter, un po' insomma per definire questo affare qui. È stato insomma anche fermato da qualche giornalista, ha detto che insomma la trattativa è sulla buona strada, si potrebbe fare, ragazzi. Ha detto che il giocatore appunto gradisce la destinazione. Ovviamente, ragazzi, appunto c'è da limare tutto il discorso dell'ingaggio di Pinamonti, che prende appunto 2 milioni di euro. Insomma, se l'Inter ne pagherà un po', io penso, ragazzi, che questo affare di Pinamonti si potrà fare. E sarebbe, ragazzi, un giocatore insomma che andrebbe appunto a completare il reparto offensivo. Un giocatore giovane, ragazzi, promettente, ha tutto da dimostrare in Serie A, ma insomma potrebbe da noi trovare quella voglia, quegli stimoli per fare bene. Quindi, ragazzi, io penso che insomma se si trova questo accordo, io penso già a fine settimana, inizio della prossima, io penso che questo affare Pinamonti si potrebbe chiudere. Poi ragazzi, ieri è uscita un'altra voce, questa però non trova riscontro, su Cristian Quamè della Fiorentina. Ragazzi, è già stato al Genoa con Andrea Zoli. Nel caso che appunto l'affare Pinamonti salti, Quamè potrebbe essere un profilo giovane giusto per l'Empoli, però qui ragazzi ho detto non c'è nessun tipo appunto di riscontro. Poi scendiamo al centrocampo, ragazzi, ieri si è fatto il nome di Saric dell'Ascoli, che tanto ha fatto bene lo scorso anno in Serie B, ha fatto anche qualche gol, ragazzi. Anche questo profilo giovane sarebbe un profilo insomma giusto per l'Empoli, su cui magari puntare, però ragazzi qui c'è un po' il muro appunto dell'Ascoli, perché insomma chiedono una cifra non bassa, e vedremo un po', ragazzi, se questo giocatore insomma se si potrà fare questo affare su Saric con l'Ascoli. E poi ragazzi si passa alla difesa, e qui c'è parecchio da dire, perché ragazzi insomma con Luperto avevo già parlato insomma che c'è questo interesse dell'Empoli con il Napoli, che potrebbe tornare Luperto in prestito, trattativa che sia un pochino bloccata. Però ragazzi, anche qui se la volontà del giocatore c'è, io penso alla fine anche insomma che si possa fare anche questo affare, e che possa tornare Luperto. Poi ragazzi si è fatto il nome, questo è una bomba, ragazzi, di Lorenzo Tonelli, che potrebbe tornare ad Empoli. Tonelli 160 presenze, ragazzi, con l'Empoli, anche lui è in scadenza con la Sampdoria, ragazzi. E se ne sta parlando, questo ragazzi sarebbe veramente un colpo ottimo, perché insomma tornerebbe se si riduce un po' l'ingaggio, ragazzi. Lui ha detto che insomma che tornerebbe più che volentieri, e io penso che questo affare si possa fare, sarebbe veramente un innesto top, ragazzi, dietro, perché insomma se torna ai livelli della gestione Sarri, ragazzi, potrebbe essere veramente veramente valido. Poi ragazzi, questa è un affare invece che praticamente è già fatto, una notizia che è uscita ieri, se ne parlava già da un po' di tempo, ragazzi, ma ieri sera insomma dopo le 17 insomma si è chiuso tutto, ragazzi. Allora, Nicolau va allo Spezia in cambio di Smaili, questo giocatore appunto del 96, un croato se non sbaglio, ragazzi, che praticamente si è fatto questo scambio alla pari, ragazzi. Nicolau che ha valutato circa 4 milioni di euro, ragazzi, mentre l'altro insomma è valutato sui 2,5, ragazzi. C'è una piccola appunto di differenza che esce appunto, che lo Spezia appunto ha messo. E però ragazzi, questo affare è praticamente già fatto insomma con Nicolau che va allo Spezia, e con Ismaili che va insomma un po' a tappare questo buco dietro, ragazzi. Scambio praticamente alla pari, però ragazzi voi sapete io su Nicolau come la penso. Dopo l'ottimo scorso campionato io non lo avrei dato via insomma Nicolau, perché ragazzi vi penso appunto promettente, può sempre comunque migliorare, anche se ragazzi appunto su Ismaili se ne parla comunque bene, ragazzi, potrebbe essere anche questo, insomma è un profilo giovane, e ragazzi vedremo un po' insomma chi ci guadagnerà da questo scambio.
Fatto sta, ragazzi, insomma, che dispiace perché, insomma, Nicolao aveva fatto veramente tanto bene, ma probabilmente, ragazzi, è arrivata appunto questa offerta e lo Spezia anche, insomma, con un ingaggio maggiore e Nicolao, ragazzi, probabilmente ha preferito andare allo Spezia. E poi, ragazzi, allo Spezia ci va anche Mraz, che, insomma, è un ex pupilla appunto di Pecini, che adesso è DS dello Spezia, ragazzi, ha voluto portarsi allo Spezia anche Mraz. Qui, ragazzi, insomma, qui ci guadagniamo sicuramente noi, perché, insomma, ragazzi, Mraz, l'avete visto anche voi, che all'Empoli non ha mai praticamente sfondato, ragazzi. Insomma, ci si alleggerisce, insomma, di questo ingaggio e insomma, e lui sicuramente, ragazzi, non ci mancherà, mentre, insomma, su Nicolao, ragazzi, con Ismaili vedremo un po', insomma, chi avrà appunto avuto ragione su questo affare, ragazzi. Io direi che insomma, per ora non c'è nient'altro da dire. Noi ci vediamo alla prossima. Io vi terrò sempre aggiornati sugli ultimi colpi, sugli ultimi affari di mercato. E noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti e buona giornata. Ciao.